Una staffetta per dire che la Costituzione non si tocca. Il Movimento 5 Stelle ha organizzato la Costituzione Coast to Coast da Marina di Carrara a Viareggio per invitare bagnanti e turisti a votare no al prossimo referendum di novembre. Noi abbiamo seguito la tappa di Marina Di Massa. Della Costituzione. Sono 3 anni che mi sto battendo contro il tentativo di stupro della Costituzione. Ma questo giro il buffone di Rignano va a casa! La Costituzione non si tocca, lo dice anche una staffetta lunga circa 30 chilometri, partita questo pomeriggio da Marina di Carrara e arrivata a Viareggio, organizzata dal Movimento 5 Stelle, che così ha invitato la popolazione, bagnanti e turisti a votare no al prossimo referendum di novembre. I tedofori, così ribattezzati dal Movimento 5 Stelle, anche se non portavano la fiamma olimpica, ma una Costituzione da passarsi come testimone, sono stati tutti militanti del Movimento. Da Marina di Carrara sono partiti alle 14:30 Michele Palma, Antonio Musetti, Andrea Raggi e Stefano Dell'Amico. Hanno percorso circa 8 chilometri in meno di un'ora, con in mano una bandiera tricolore e una Costituzione italiana. E l'hanno data poi in consegna a 4 studenti massesi, Ginevra, Norberto Pegollo, Sofia Adolfi e Lucia Pampalini, partiti da piazza Bad Kissingen e diretti a Cinquale per la seconda tappa della staffetta, dalla costa Puana passando per la Riviera, la Versilia, Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio, con festa finale e aperitivo per tutti. Allora, siete arrivati prima del previsto, velocissimi, per portare qui la Costituzione a prima tappa. Sì, abbiamo fatto un piccolo sforzo per cercare di difendere la Costituzione, anche in memoria, visto, diciamo, che nel DNA della nostra terra, anche in memoria dei nostri nonni che hanno fatto dei grandi sforzi per costruire questa Costituzione. Quindi la Costituzione non si tocca proprio? No, la Costituzione non si tocca e quindi bisogna votare no al referendum, che verrà fatto quando decideranno, ottobre o novembre, però bisogna mantenere ciò che era stato creato e che era sicuramente migliore di questa modifica. Vi chiedo, non salviamo niente di questa riforma costituzionale, neanche un punto, nulla? No, direi di no, perché è l'insieme di tante cose che magari potrebbe esserci anche qualche piccolo punticino magari ad essere a favore, ma tutto insieme effettivamente non si può votare, perché stravolgerebbe troppe cose, si rallenterebbe tantissime altre cose, quindi no, effettivamente non si può votare sì a questa riforma di Costituzione. Che valore ha aver fatto questa prima staffetta per la Costituzione? Cominciare a far sentire a Renzi che stiamo arrivando. Per lui il tempo sta scadendo e noi lentamente, ma inesorabilmente stiamo arrivando. Fai le valigie, è finita. Una Costituzione cost to cost, insomma, a cui hanno partecipato anche simpatizzanti e semplici cittadini che hanno voluto raccogliere l'invito del Movimento a lottare per lasciare la Costituzione così com'è. Voi state partendo per la seconda tappa della staffetta, cosa significa per voi? Allora, noi siamo un po' i paladini della Costituzione e vogliamo difendere i diritti che i nostri padri costituenti hanno ottenuto con tanta fatica, perché questa Costituzione è fatta per difendere i diritti di tutti, senza guardare alle differenze né politiche né religiose, nessuna. E invece questo nuovo referendum punta a dare più potere a Renzi e a toglierlo a noi, soprattutto a noi giovani. E quindi noi vogliamo anche incitare i giovani a unirsi alla causa. Alcuni mi hanno fatto notare che in effetti alcuni articoli, come dire, possono risultare un po' anacronistici, e spesso questa è la motivazione del sì, quindi che alcune cose andrebbero effettivamente cambiate. Però quello che dico sempre io è che se effettivamente in Parlamento ci fossero delle persone di cui noi possiamo fidarci e quindi a cui possiamo affidare la nostra Costituzione, allora si potrebbe anche pensare di cambiarla, ma per come sta andando l'Italia ora, per la gente che c'è attualmente in Parlamento, io non gliela lascio neanche. Non vi fidate? Assolutamente. No, non ci fidiamo per niente. Provocherebbe soltanto un accentramento del potere, niente di più. E così sono ripartite verso Cinquale, seconda tappa della staffetta, con in mano la loro Costituzione.